La prima uscita stagionale della Juve era Sarri, non finisce benissimo. Beffa finale firmata Harry Kane. Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video nel quale volevo parlarvi della prima partita della Juve nella International Champions Cup del 2019. Però prima di farlo vi invito a lasciare un mi piace e un commento e poi vi consiglio di seguirmi su Instagram e di iscrivervi al canale, link in descrizione. Comunque, si è visto un po' di Sarri, ma la Juve prevalentemente questa è di Allegri, perché non ha avuto il tempo materiale per inculcare nella testa dei giocatori i suoi dogmi tattici e tecnici. È vero, Buffon nel primo tempo soprattutto ha toccato molte palle, però soprattutto nei primi 10-15 minuti il Tottenham ha stradominato sia sul piano atletico, perché corrono molto di più e infatti sono avanti nella preparazione, sia sul piano tecnico-tattico, perché comunque coprivano meglio il campo. Abbiamo visto all'opera un po' di giocatori, tra cui Demiral, De Ligt, che è stato un po' sfortunato, neanche il tempo di entrare, e già la Juve prende gol da Lucas Moura. Comunque andare in vantaggio è proprio il Tottenham grazie alla rete da due metri di Lamela. Si tratta praticamente di un tap-in, tiro al limite dell'area respinto da Buffon. Lamela da due passi non può assolutamente sbagliare. Finisce il primo tempo con qualche dubbio riguardo il gioco di Sarri, ed infatti qualcosa a fine primo tempo cambia. Prima segna Higuain con la numero 21, fa strano, ma comunque Higuain è volenteroso di volersi giocare tutte le sue carte con Sarri. Dopo un 1-2 con Bernardeschi la piazza sul primo palo di piatto, e poi segna anche Cristiano Ronaldo. Azione quasi solitaria di Tesciglio sulla sinistra, che mette in mezzo Ronaldo con il piattone, la mette sul secondo palo e Gazzaniga non può farci veramente nulla. Quindi si arriva al momento cruciale del match. Ci sono parecchi cambi, entra appunto forse uno dei più attesi, ovvero De Ligt. Neanche il tempo di entrare, come vi avevo preannunciato, e segna il Tottenham. Qui De Sciglio sbaglia, c'è un passaggio filtrante poi in Ndombele per Lucas Moura, che sbatte Szczęsny 2-2, ma la partita, nonostante sia indirizzata verso i rigori, non finirà mai ai tiri dal dischetto, perché proprio all'ultimo respiro segna Harry Kane. 3-2 per il Tottenham, prima uscita stagionale della Juve di Sarri, imperfetta. C'è molto da migliorare, ma penso che comunque per il poco tempo che la squadra ha avuto a disposizione, e soprattutto considerando che mancavano ancora diversi giocatori, la Juve è sulla buona strada, può ancora migliorare tanto, e Sarri per me, a differenza di come dicono molti, quest'anno vincerà l'ennesimo campionato con la Juve. Vi ringrazio per la visione e vi ricordo che potete lasciare un mi piace e un commento, e poi potete anche iscrivervi al canale. Ciao a tutti!